Allora, mentre c'è il cambio, subito dopo c'è un altro gruppo di nostri amici, suonano gli FM con Filippo Marcheggiani e adesso ci sarà qualche minuto di organizzazione. Noi intanto volevamo dare un paio di indicazioni sempre per il giusto proseguimento della serata. E vedrete vicino ai nostri chioschi delle buste, e ci siamo impegnati sia con il comune che con la Gaia, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, di pulire la piazza. Quindi chiedo a tutti, la piazza la puliremo noi, chiedo a tutti il massimo aiuto nell'aiutarci a pulire la piazza. Non vogliamo lasciare la piazza sporca, ce l'hanno data, la vogliamo lasciare esattamente come l'abbiamo trovata. Quindi trovate i sacchi per la raccolta e ci sono anche dei nostri amici che girano con le buste per raccogliere i rifiuti vari, differenziando. Allora, sembra che ha smesso di piovere, quindi potete chiamare i vostri amici e dirgli che possono venire. La serata è appena cominciata, continueremo fino a mezzanotte, quindi non andate via, rimanete con noi, fino a mezzanotte siamo qui. Per quanto riguarda la musica, dopo gli FM avremo un nostro amico, Angelo Castro, che suonerà due pezzi, è un cantatore, ci suonerà due pezzi, a seguire un duo jazz con Cinzia Tedesco accompagnata alle tastiere e finiranno un gruppo di amici di Frascati che vi presenteremo dopo. In tutto questo, fra un gruppo e l'altro ci saremo noi che faremo quattro chiacchiere, ci dovrebbe venire a trovare, l'aspettiamo da un momento all'altro, la nostra amica, noi la chiamiamo portavoce al Senato, è la nostra capogruppo al Senato, Paola Taverna, dovrebbe intrattenerci una mezz'oretta, dovrebbe parlare con noi e dire ecco, mi sembra che proprio in questo momento è arrivato, quindi la salutiamo. Grazie a Paola di essere venuta. E 5 minuti potete, ecco, sempre approfittare delle nostre birre, la nostra Coca-Cola, i nostri panini. Mi raccomando, buttate tutto nei cestini, non lasciamo la piazza sporca. Grazie, a fra poco. Allora, gli FM, noi li conosciamo da tempo, soprattutto Filippo, a cui mi lega una grande stima personale, una grande amicizia e due grandi passioni, la musica e lo sport. E per me lui è un grande, come musicista è conosciuto da tutti perché oltre a essere qui come cantante e chitarrista è stato per tantissimi anni ed è tuttora, non sappiamo ancora le cose, è tuttora il chitarrista del Banco. Come sportivo, come grande preparatore, lui è uno dei migliori preparatori atletici del Lazio e d'Italia, un grande maestro. Non sembra, dal fisico non sembra, ma posso assicurare per la mia piccola esperienza che è veramente un grande. Io lo ringrazio davvero per essere qui stasera con il gruppo e li lascio alle ultime prove e loro suoneranno per circa un'ora. Quindi grazie, ci vediamo dopo. Thank you.
Ciao Frascati! Indipendentemente da come la pensiate politicamente, io credo una cosa, che un popolo che ha voglia di cambiare è sicuramente un popolo in movimento. A noi la staticità non piace. Iniziamo con il nostro rock, con un brano di un grande rocker italiano, Franco Battiato, che non usava le chitarre elettriche, non usava i suoni distorti, ma pensa rock. Questa è per voi. Impero la
menzogne. Mandiamoli in pensione i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi e raggi laser, se le pedane sono piene di gente che sta male. C'è uno stranissimo effetto perché siete tantissimi, tutti coperti dal gazebo. Non vi vediamo, tranne le prime file eroiche come al solito. E problemi, piccoli problemi meteorologici sui piani alti, cominciano ad essere un po' anziani e magari c'è qualche piccolo problema di incontinenza, ma credo sia stato risolto. Noi andiamo avanti così, un po' tra il serio e il faceto. E vi facciamo sentire un brano inedito e originale. Che noi facciamo musica originale, rock in italiano. Questo è un brano senza cassa. Un applauso di incoraggiamento a Mauro Munzi alla batteria. È sparito un monitor? Se lo so fregato? Io vorrei ringraziare, c'è un signore lì giù che sta affacciato al balcone dal soundcheck, è proprio con le braccia concerte, veramente una grande prova di attenzione nei confronti della musica, grazie. Io devo dire una cosa, finalmente qualcuno pensa ad organizzare qualcosa per la gente, perché la musica, questa maledetta bistrattata musica italiana, ultimamente non ha grandi spazi, e mi fa piacere che tra la migliaia di faccioni e manifesti e vele e volantini e zozzerie varie qualcuno magari invece pensa a far incontrare le persone, a fargli sentire buona musica, a fargli bere buona birra. C'è il nostro candidato Emanuele Ragno, fategli un applauso, che stasera fa quello che fa sempre, cioè sta spillando le birre. Manu, ti voglio bene, so che sei laggiù anche se non ti vedo, qui c'ho il presepe davanti, le nuove leve. Ci siamo ragazzi? E allora cominciamo ragazzi, e questa è una canzone che parla della prima delusione d'amore della storia dell'umanità. Ormai non ci sei più, adesso l'ho capito, mi sento così stupido per non esserci arrivato prima. Non erano buon segno già silenzi e discontinuità, se penso che due mesi fa sembravi nata da una mia costola, ma è andata via. Lasciare il tempo al tempo senza pensare.
perdersi in troppe chiacchiere. Ma io non ci sto più. Passi avanti e quattro indietro. Direi che sei difficile, ma ho già dormito tra le tue gambe. Se Eva torna circa due anni fa, no due anni fa, poco più di due anni fa, è uscito un disco di FM, Disperato Erotico Rock, che non trovate nella libreria Mondadori, non trovate nemmeno lì perché non c'è più un negozio di dischi, ma soprattutto non lo trovate qui perché se lo siamo scordato a casa. Però sappiate che c'è questo disco che trovate su tutte le piattaforme digitali. Questo era uno dei singoli di Disperato Erotico Rock, un brano che parla di viaggio interiore e anche di viaggio concreto. E qualcuno diceva non è importante dove vuoi arrivare, l'importante è la strada che fai, il viaggio che percorri per arrivarci. Il senso è un po' questo. Viaggio solo strade nuove. Sole, brucia la pelle, brucio le tappe su questa strada piena di sale. Secca la pelle, secca la gola, poi le parole e alle spalle. Cariche d'odio e di rancori di cui mi scrollerò tra un metro. Sarà leggero lo smarrimento e questo senso di nostalgia che se mi guardo indietro ancora un metro posso ricordare tutto quello che ho lasciato, ma non sono preoccupato perché viaggio a camminare e non mi guarderò più.
riesco già a vedere chi mi aspetta e chi se n'è già andato. Qualcuno diceva: non piangete per me perché io sono nato libero, non sprecate per me una messa a requiem. Questa persona, con questa persona io ho condiviso 20 anni della mia vita e tante cose, tante avventure, tanti momenti belli, brutti, divertenti, molti momenti divertenti e molti momenti di, momenti di grande profondità. E tra le tante cose che ho fatto con lui ho scritto questo brano a quattro mani, che è il brano che darà il titolo al prossimo album di FM, che si chiama Oggi mi voglio bene. Questo brano si chiama Buonanotte, ma non è una buonanotte, non andate via. Ciao Francesco. Certezza che ho in questo giorno di risoluzione. Quel perfetto qualunque
gioco, odi questo gioco, non mi incanta e oggi, oggi mi voglio bene, salirò. Quasi per caso ti ho visto cambiare ed era inutile stare a guardare. Erano giorni in cui il sole ci toglieva il fiato mentre la notte calava come una sentenza. Poi la notte calava come una sentenza. Suona Cristal, la tua musica
notte fredda che gela l'anima. Ma dimmelo tu, se questo è un giorno perfetto. Dimmelo tu, se questo è un giorno perfetto. Dimmelo tu, se questo è un giorno perfetto. E la notte cara come un verdetto. Tutto era inutile, tutto è già stato di questo giorno di luglio che mi toglie il fiato. Ma questa notte cala come un concerto stonato. Essere zodia di me stesso. Ma dimmelo tu, se questo è un giorno perfetto. Dimmelo tu, se questo è un giorno perfetto. Dimmelo tu, se questo è un giorno perfetto. Mentre la notte cala come un verdetto. Giorno perfetto, dimmelo tu, se questo è un giorno perfetto, mentre la notte cala come un verdetto. Grazie. Scaletta pazza, Daniele Raggi alla scaletta e alla chitarra. Ma c'è la scaletta pazza. E stamattina, oggi pomeriggio venendo qui abbiamo incontrato Sandrone. Sandrone, ci sei? E ci ha fatto un saluto. Sandrone? E lui ha detto, quella sarà la fine che faccio. Io ho anche il calendario di Sandrone, eh. Sono fan. Voto Sandrone dal 71. Ricordatevelo. È così, no? Più o meno? Tra noi forse adesso parti davvero. Tremo solamente al pensiero. Freno davanti al tuo veleno. Cedo ad un pensiero scelto. Se partiremo, fremo solo al tuo pensiero, ma credo
nemmeno più dove cercarti. Forse in un'altra stazione, sicuramente altrove. Io posso dire che amo molto questa città, Frascati, perché è la città dei miei genitori, la città dove sono cresciuto. È sempre una grande emozione suonare qui. Era da un capodanno di molti anni fa che non succedeva, eravamo nell'altra piazza, altre storie. Ma insomma, mi fa veramente piacere suonare per Frascati questa sera. Fatevi un applauso, perché nonostante la pioggerellina un po' così centrista e un po' di problemi di meteorologici, perché sappiatelo, è il 16 maggio, anche se non ce ne siamo ancora accorti. Questo invece è un pezzo che parla di devastazione. Si chiama Solo Cenere. Ci sono giorni in cui vorrei distruggere le belle illusioni intorno a me. Le guardo e vedo solamente cenere, macerie nere in questo spazio immobile. Giorni in cui mi sveglio in cima all'Everest, tra le gambe strizzano catene, serpi di un sistema esangue inutile. Cado soffocando nella polvere, un fumo denso sporca l'aria instabile. Sostenibile,
modo prepotente del colpevole. La scure del potere è inarrestabile. Ma non cambia niente, cambiano stagioni nella mente della gente che non ha più idee. Cambiano i colori della vita, cambiano le cose che stringevo tra le dita. Credevo di avere tutto e non avevo niente, ed ora sorrido ad un pensiero di Germain. Trovare la mia voce in quel cortile, quando la luce del futuro era sottile. Non è diverso ciò che cambia e cambierà, lo sguardo della città, l'odore della realtà. Già tutto è passato e va. Grazie.
cielo grigio o bianco, solo acqua e cielo. Ma tu sei una goccia che non cade e rimanda la mia guarigione come un'ultima frase da terminare. Per perdere, tu giovane abbastanza per non ricordare niente di tutta la mia rabbia e delle tue insicurezze. Dimmi che ne è, le lasciamo scivolare in fondo alle lenzuola, ma senza perderle. Noi troppo grandi per non riderne, ma giovani abbastanza perché non siano cose da niente. Verso una città di mare che non ha confini, prendiamo il largo senza esitazioni. Ma i ricordi di naufragi sono così vivi che non lasciano più scampo alle emozioni. Per riuscire a credere, ma giovane abbastanza per ricominciare tutto. Era una città di mare che non ha confini, ti cerco al largo delle mie emozioni, perché se da un naufragio siamo usciti vivi, possiamo navigare e ancora naufragare. Ma in questa notte così strana e senza luna, mi lascerò cadere in questo immenso mare. Così me ne vado giù. Sto lì e guardo un po' di blu. Che se vuoi ti giuro che non ti amo più. Se vuoi non ti amo più.
grazie. Siamo arrivati alla fine, non andate via, ci sarà ancora tanta musica e tante cose da ascoltare, tante cose di cui parlare, perché la gente sempre meno spesso fa questo, si riunisce e si guarda negli occhi e si dice le cose, no? Succede sempre più raramente. Questo è un brano di un grandissimo cantautore italiano, un altro rocker. Un brano che parla... di una storia bellissima. Il furto di un'opera d'arte italiana avvenuto al Louvre più di 100 anni fa da parte di un imbianchino italiano che era lì a fare delle ristrutturazioni, che ruba questo dipinto perché così pensa di ridare all'Italia la sua dignità di paese pieno di arte, di musica, di cultura. Invece viene braccato dalla polizia per 3 anni, alla fine va agli Uffizi di Firenze cercando di racimolare qualche soldo e viene arrestato. Io lo considero un eroe perché ha fatto una cosa che ultimamente non fa nessuno. Ha difeso in qualche modo, a modo suo, magari anche sbagliando, la cultura italiana. Dobbiamo difenderla, la cultura italiana, difendere la musica italiana, difendere la letteratura italiana. Spegniamo la televisione, spegniamo il computer e andiamo nelle piazze per parlare, per confrontarci, comunque la pensiate. Questo è un brano di Ivan Graziani, Mona Lisa. E come dicevano prima i ragazzi, se volete parlare è gratis, poi qua davanti viene meglio. Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Rubarla, nasconderla in una cassa di patate, di patate. E custode Parigi che spiava le bambine dell'asilo, ora ha la bocca piena di biglietti del museo. Una civetta urla, io ancora non ho iniziato il mio lavoro, ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato. Peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride tra le ombre e le tende di velluto. Ed io sto torturando io con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa. Ora, Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
di uscire. In francese non lo afferro. E allora me ne sto ancora un poco qui a pensare. A pensare. Il cinese si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa. Ora Mondanisa, Mondanisa, lei sa. Mondanisa, Mondanisa, lei sa. Mondanisa, Mondanisa, lei sa. Grazie, buona musica! Allora grazie veramente agli FM, grazie veramente a tutti loro, grazie a Filippo, grazie, grazie Emanuele De Sì, abbiamo grandi fan in comune.